Prego. Grazie Presidente La Russa, grazie al Senatore Franceschini per le parole che ha usato nel ricordare il Senatore Astorre e anche per avermi detto che oggi c'era la commemorazione, non, ovviamente non essendo senatore non lo potevo sapere e sono però orgoglioso e contento di poter trasmettere le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Francesca, ai colleghi senatori e alla comunità politica del PD in particolare, che hanno avuto la possibilità di conoscere e frequentare Bruno Astorre. Certamente nella descrizione del collega Franceschini si è già raccontato quello che valeva, una persona con la quale si poteva lavorare, si poteva approfondire temi, si poteva anche con grande forza e grande convincimento difendere le idee, spesso inconciliabili, ma che venivano sempre sostenute con lealtà e rispetto reciproco, che credo sia un esempio di buona politica e lo è stato per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. Chi ha lavorato con lui sa quanto fosse pesante la sua presenza, lo ha raccontato. Io credo che però ancor di più sia pesante la sua assenza, perché per chi lo ha conosciuto sul territorio, chi ha avuto la possibilità di collaborare senza mai fare compromessi, per chi si è incontrato negli angoli più sperduti del territorio, per chi ha, come il senatore Franceschini ricordava, la politica come passione fin da ragazzino, avere avversari con i quali poter condividere un percorso da posizioni diverse è emblematico di quello che è il valore della democrazia, della capacità di rappresentare l'intero specchio di coloro che guardano a noi sperando di vedere in noi persone che risolvono i problemi. E Bruno ne ha risolti tanti, non in termini clientelari. Bruno è arrivato, il senatore Astorre è arrivato a un livello importante in politica, abbiamo condiviso i banchi della provincia di Roma, poi della regione Lazio, a ruoli invertiti, in maggioranza e in opposizione, ma abbiamo sempre trovato il modo di dividere il contrasto politico dalle ragioni che ci univano invece nella vocazione a dover sempre difendere gli interessi del territorio dal quale provenivamo e nel quale ci eravamo formati. Io ho visto a Colonna, plasticamente, quello che già sapevo, tanta gente che intorno a lui c'era non solo quando aveva un ruolo per poter rispondere alle loro esigenze individuali, alle loro rappresentanze come amministratori, c'erano a salutarlo, quindi quando per loro, se non per chi crede, non potrà più fare niente, ma per i quali aveva fatto tanto. Io non voglio aggiungere molto, so che nel tempo sarà perdurante non solo l'opera che Bruno ha compiuto da amministratore, da rappresentante del popolo, ma da esempio di cordialità, di buona politica e di lealtà, e io credo che al di là di tutto mancherà a tutte le forze politiche, a prescindere dalle le scelte di carattere individuale, al senso appartenenza e ai singoli gruppi. Io oggi ho detto al senatore Franceschini non sono sicuro di poter restare perché commemorerò Bruno nel mio paese, dove noi ogni anno, oggi, 21 marzo, accendiamo la fiaccola di San Benedetto da Norcia, che percorre un percorso ideale in nome dell'Europa, in nome della pace, in nome di quella cultura cristiana che ha unito questo continente, che anche per i laici è un valore profondo che Bruno ha saputo incarnare. Era una delle cose, dei posti in cui ci incontravamo, i monasteri benedettini, per approvvigionarci di quei consigli che travalicano il tempo nel quale viviamo e che ci danno anche una capacità di valutare le cose più profonde che fanno superare le divergenze contingenti. Quindi oggi, finito il mio intervento, andrò ad accendere anche per lui questa fiaccola, raccontando anche ai concittadini, molti dei quali lo conoscevano perché era ultra presente su ogni territorio della provincia di Roma, come la politica può dividere, ed è legittimo che lo faccia, sulle scelte di carattere individuali e anche sulle scelte di indirizzo, ma la politica è anche un elemento che può unire se è passione, se è capacità di rappresentanza, se è volontà
di fare il proprio dovere con onore e dedizione. Bruno, da questo punto di vista, il senatore Storre è stato un ottimo esempio e io spero che in futuro le forze politiche si vedranno insieme nel ricordarlo anche con un gesto fisico nei palazzi delle istituzioni, a cui magari dedicare un luogo che possa rammentarne il percorso politico e anche la volontà e i valori che ha rappresentato nel nome di un senso di unità che deve sempre più rappresentare e contraddistinguere il nostro modello democratico. Grazie.